altro videozzo oggi. In questo video vi faccio vedere i prodotti finiti casa e mangerei. Se vi piace il trucco che indosso, vi aspetto, vi lascio il video nelle schede nella quale lo realizzo. Oggi mi ha fregato il tempo perché stamattina non ho messo le luci. Stamattina prima, quando ho iniziato a fare il video trucco, che è durato un po' meno male da editare, non ho messo le softbox e mi ha fregato proprio alla grande. Vabbè, oggi così. Iniziamo subito. Questo non è terminato, però c'è l'ultimo lavaggio, poi lo butto, ed è il finish All-in-One Power Gel, brillantezza e protezione con tecnologia salvavetro. Non so se abbia fatto 26 più 6 lavaggi, però è durato veramente tanto e lo trovo un ottimo prodottino. L'unica pecca è che costa un botto, sui 6... anche più di 6 euro, io l'ho preso fortunatamente in offerta da Risparmio Casa, 2,59 euro, quindi se dovessi ribeccarlo in offerta lo riacquisterei più che volentieri, perché è davvero valido, mi piace tantissimo. Oltre che pulire bene, sgrassa e profuma, lascia anche una sorta di brillantezza e di profumo anche sulla lavastoviglie, mi piace moltissimo. Io comunque mensilmente faccio il cura lavastoviglie. Poi il riso fino Ribe Parboil per insalate, questo è delizia del sole, buono ed economico, tiene anche la cottura per insalate di riso, quindi l'ho utilizzato solo per quello. Invece alcuni, quando mi manca qualche altra tipologia di riso, li vario anche, cioè, li sfrutto anche per altro. Poi ho terminato, questo mi è piaciuto veramente tantissimo, è il detersivo per i piatti W5 piatti di Lidl, efficace delicato original da 1,5 litri, mi è piaciuto tanto, non è neanche fastidioso sulle mani, lascia un bel profumo, sgrassa benissimo e pulisce bene, e poi è molto molto economico. Un altro prodottino che mi piace un casino e che compriamo e ricompriamo perché secondo me è uno dei più buoni ketchup che abbiamo provato, è il gustato tomato ketchup classico, questo qua di LDMD, è economicissimo, è un boccione da 540 grammi ed è, dico sempre, ed è veramente buonissimo, quindi lo compriamo e lo ricompriamo. Altro prodottino che uso spesso sono i fogliettini salvacolore, questi fogliettini. Ci siamo capiti, mi sono incasinata. Gli assorbicolore, 24 fogli profumati della Dexal, questi qua. Mi trovo benissimo perché a volte voglio fare un lavaggio di più capi, però insomma non riesco a farli, perché a volte li faccio anche di tipologia di colore quando arrivo a un tot di capi, però non ce la faccio, quindi zac, metto quello e si salva la situation se dovesse esserci qualche perdita. Poi questa non ricordo se l'abbiamo mangiata, se l'abbiamo preparata al microonde oppure con il crisp, però devo dire che mi ricordo ci fosse piaciuta, ed è la Cameo Pizza Regina, due pizze margherite, impasto a regola d'arte, 300 grammi l'una, niente male, l'avevamo presa in offerta perché costicchiano un po'. Poi Barile Emiliane Lasagne, questo è qua sfoglia a regola d'arte, tutta a regola d'arte, 100% uova fresche da gallina arrivate a terra, questo qua che utilizzo per fare la pasta al forno, anche loro non le sbollento, le utilizzo così secche, poi tanto ci vado, rossetto, oggi vado sempre più professionale, va benissimo perché metto il sugo caldo, me l'avevo già detto anche nell'altro video mi pare, mi ci trovo benissimo. Queste sono una vera leccornia della Dolciano, 4 Big Boss, misteri al cioccolato, gelato al cioccolato con variegatura al cioccolato ricoperto di cioccolato fondente, che ve lo dico a fare, una godura goduriosa, se vi piace il cioccolato, perché è molto cioccolatoso, è buonissimo, buonissimo, cioè proprio, che buono, che buono, che buono. Questo mi avevate detto fosse una porcheria, avevate pienamente ragione, ovvero Radames Gatto a prova di zampa, premium lettiera igienica assorbente per gatti, argilla rossa attapulgite, naturale 100%, super assorbente, neutralizza gli odori, non è vero, profumata, non è vero, bugiardi, non neutralizzava proprio nessuna puzzetta, non è profumata per niente e non serve a un Kaiser, andava dappertutto, cioè... pessima. Poi chele di surimi impanate al gusto di granchio surgelate, queste ogni tanto me le prendo, mi piacciono un casino, che buone, delle Eurospin mi pare, io le adoro, le trovo gustosissime. Questo mi è durato, non sto scherzando, una decina d'anni, e sto parlando del Cookie Professional pellicola super aderente da 300 metri con taglierina inclusa, e questo qua che mi aveva regalato il mio papà, ottimo, un ottimo prodotto, veramente tantissimo resistente, si può anche
sagomare, diciamo, mi piace tantissimo. È un prodottino che costa sui 10 euro, ma dura anni, 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 anni. Cioè, due lustri, figuratevi. Poi questa bontà delle bontà, è super leggeri, gli Oro Saiba, questa confezioncina grande da un chilo, questi classici, ottimi, ottimi, ottimi. Questo qua l'ho riciclato in un altro modo, adesso vi spiego, è il W5 VC Splash 2-in-1 e sono delle pastiglie, eccole qua, che si mettono appunto nella cassetta dell'acqua per colorare e deodorare l'acqua del VC quando tiri l'acqua. Solo cosa succede? Che durano un giorno, se sei fortunata un giorno e mezza, proprio finisce, si consumano subito, si diluisce subitissimo. Quindi cosa ho fatto? L'ho utilizzato per l'acqua dello scopettino, quindi l'ho messo lì, così colora, profuma ed è anche carino da vedere. L'ho riutilizzato così e devo dire che mi ci sono trovata molto bene. Terminato questa super stavo per dire una parola censardo senza volerlo, questa barrettona dolce, vediamo se le conterranee ci arrivano. Ci sono pirla lo. Della Dolciano cioccolato extra fondente da 500 grammi che ho utilizzato per fare i dolci perché è proprio grosso, quindi da sciogliere per fare la torta al cioccolato oppure l'ho anche tagliuzzato, anche se è bello tosto, buono. Poi questo asciugatutto Regina Magnum 100 strappi monorotolo 3 vetri risparmio a casa. Niente di super entusiasmante, tipo uno Scottex un po' più grande, quindi non ha la resistenza e anche la durata dei rotoloni tipo quelli di Lidl e di Eurospin che io vado a prediligere per l'utilizzo che ne faccio. Terminato il Dex al deodorante per lavastoviglie, profumo di limone fino a 60 lavaggi, bugiardissimi, non è vero che arriva a 60 lavaggi, non è assolutamente vero. Questo è ottimo, 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 infatti quando mi capita lo ricopro più che volentieri, è l'Eco Ricarica Lemon, oddio cosa c'è scritto, Lemon 100, Lemon, sì, credo sia 100, 70% di plastica in meno, della Svelto, 2 litri formato risparmio, con vero succo di limone, ottimo, profumatissimo, sgrassante, dura veramente tantissimo, pratico da travasare, mi piace tanto, è veramente un ottimo prodottino, infatti ne ho terminato vari. Queste qua, Okipa, non dispiacevano, però nonostante ci sia scritto per il tratto urinario, che so poi al veterinario non vanno bene, e sono queste le Shot Cocrantini Indoor Premium Quality, pollo fresco e riso, alimento completo per gatti, dalle per gatti che vivono in casa, omega 3, omega 6, contiene yucca schidigera che riduce l'odore delle feci, le piacevano, non costavano neanche tantissimo, però insomma, abbiamo sostituito con quelle apposite che vi avevo già detto. Terminato il Dex al forno disinfettante per noi proletari, a me piace moltissimo, sa proprio di, non dico di ospedale perché a me l'odore che c'è negli ospedali non mi piace, però sa proprio di disinfettato, a me piace. Presidio medico chirurgico, un bel boccione da 1,5 litri da Eurospin, costa poco, fa il suo dovere, mi piace moltissimo, l'ho anche riacquistato. Pratic Femina, additivo disinfettante, battericida e lieviticida, elimina fino al 99,99999 periodico dei batteri, questo, anche questo presidio medico chirurgico, mi piace tantissimo, si trova sia all'Eurospin che da LDMD, perché l'ho visto pure là, a me piace tanto, non mi ricordo quanto venga, ma 1,30€, qualcosa del genere, faccio fare l'ammollo in lavatrice, mi ci trovo veramente benissimo. Terminato questo, questa è la carta igienica, risparmio casa, 4 più 2, extra soft, 3 veli, no, 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 no. Mi pare l'avessimo già presa, non è morbidosa, sì, colorata, ma poi da una parte, insomma, si decompatta, non è una di quelle carte piacevoli da, sì, vedete, carta da culo, sì, però insomma dobbiamo utilizzare anche delle parti che sono abbastanza delicate, quindi anche quella va utilizzata in un determinato tipo, e questa non è proprio fra quelle che mi fanno impazzire. Terminato, fresche fette, prosciutto crudo stagionato 11 mesi senza aggiunte, però non mi ricordo dove l'abbiamo preso. Non me lo ricordo, però buono, così da proprio pranzo al sacco. Ancora carta da ciapette, risparmio a casa, perché avevo preso due colori, mi pare azzurro e verde, o rosa e verde, non me lo ricordo, avevo fatto lo svuota la spesa, risparmio a casa, adesso che ci penso, ve lo lascio nelle schede se vi va di vederlo.
Costa poco, non è malaccio, però non è di quelle che mi piacciono, ripeto. Terminato il floreale Lisoform Candeggina, rimuove anche gli allergeni, igienizza, smacchia, sbianca, deodora senza fosfati. Mi è piaciuto tanto anche per eliminare le muffette del muro, anche se quella più, cioè la varecchina pura va a sbiancare anche un po' di più. Questa è più profumata, quindi meno fastidiosa, perché insomma noi purtroppo abbiamo questo problema che... c'è sempre umido, però nonostante si faccia arieggiare, quest'anno proprio c'è stata una figaggine di questa cacchiarola di muffa che non devo sistemare. Poi il mio amatissimo Dexal, questo forse c'è quasi sempre nei video definitivi delle cose mangiareci, perché mi piace tantissimo, lo amo tanto, è senza argan, attivo già tentare di con sgrassatore, quasi 1,9 litri, mi piace troppo. Non voglio fermarmi troppo come faccio, ma vi giuro, lo adoro. Don Jerez Espresso Casa, anche questo di Eurospin, non male, però non mi ricordo quale fosse quello proprio superlativo. Terminato il Lisoform, questo è freschezza di agrumi, protezione natura. Non mi ero accorta, me ne sono accorta da poco, sapete che genio, 100% detergenti di origine vegetale, non me ne ero mai accorta. Questo qua natura, rimuove sporco e allergeni, disinfettante antibatterico, detergente presidio medico chirurgico, da quant'è? Da 1 litro, non l'ho più trovato in offerta però, perché li vorrei riacquistare, a me l'Isoform piace tantissimo, lo utilizzo anche soprattutto per spolverare casa, anche per lavare in terra, mi piace tanto, non mi ero accorta che c'era questa cosa del vegetale. Poi ci sono due confezioni, ce ne dovrebbero essere due, ne ho messo una sola, no, forse addirittura tre, infatti, tre confezioni di mollette risparmio casa, queste qua, che sono proprio come in foto, di questi colori. Lo sapete, non sono proprio il massimo. Se si toglie per sbaglio la molla, è quasi persa la molletta, perché non si riesce a rincastrare bene e quindi dopo un po' si smolla e ciao. Adesso le sto tenendo dentro il porta, è un portafustino, ma io lo sto utilizzando come porta mollette, quindi non prendono sole, non prendono intemperie, acqua, polvere, quindi un pochettino si preservano. Cito alta qualità, più grandi, sembrano anche abbastanza resistenti, però sta cosa della molla non mi piace tantissimo. Terminato Lindt l'indoor al latte, i cioccolatini che si sciolgono in bocca, asciuga tutto, come quello di prima, questo qua è Maxi Scottex, più che asciuga tutto direi. Grand ramezzino senza olio di palma dei Tremolini, molto buono, pane bianco buono. Finito un paio di dolcetti russi, questi qua, questa marca Xarba, che buoni, anche questo molto buono, una sorta di wafer, poi c'è le noccioline americane, buono, un po' è anche un po' ricoperto, e anche questo qua tutto cioccolatoso, che buoni, che non so la traduzione, ma sono veramente buoni. Mulino bianco, sfoglia di grano e i cracker salati senza granelli di sale in superficie, senza olio di palma, questi qua buoni, no buoni. Terminato anche le sfogliatelle salate Gutti House Snack, queste qua, non erano proprio come il Gutti House Snack, quello un po' piatto, diciamo, queste erano proprio più arricciatine, non male, però il Gutti House Snack, quello diciamo classico, secondo me è più buono. Altri cracker Tremolini integrali, anche questi senza olio di palma, buoni, ci piacciono, costano anche poco. Altro pane, sempre questo American Sandwich dei Tremolini, e questo non male. Terminato anche lo Yomo, questo non mi ricordo se aveva i pezzetti, lo so che mi svango sempre in Maros con questi pezzetti, però vi giuro non riesco a mangiare lo yogurt quando ci sono dentro i pezzettini, mi dà troppo fastidio, è più forte di me. Questo è Yomo, 100% naturale, agrumi di Sicilia, molto buono di sapore, però non mi ricordo se c'erano i pezzetti. Quando mi accorgo di averlo comprato con i pezzetti e non me ne ero accorta prima, ci faccio i muffin, perché tanto, ecco, vedete, questo c'è i pezzi, infatti io non l'ho mangiato, mi pare l'abbia mangiato Roby,
L'ho utilizzato forse per fare i muffin, perché appunto è gli agrumi, questo arborea. Mi dispiace perché il sapore è molto molto buono, però i pezzetti proprio non ce la faccio. Non sono una schizzinosa, sono molto spartanina, però i pezzetti non ce la posso fare. Ovetti Kinder, questi qua che carini, avevano tutti dei disegnini, questi li ho utilizzati per fare i sacchetti per Pasqua. Latte nocciola, buonissimi. Ah no, questi sono i tondi, stavo dicendo barbagianate, questi sono quelli tondi, piccolini, buoni, con i cerealini in mezzo. Eccoli qua, erano questi qua. E questi sono i Kinder Cioccolato Happy. Questi, vedete, utilizzati sempre per fare i sacchettini di Pasqua, avevano tutte queste fantasie. C'era il pulcino, poi c'era la coccinella, la ranocchia, la petta. Che carini, molto molto belli. E poi buonissimo il cioccolato, veramente buono. Terminato lo zucchero di canna integrale biologico, biologico Despar, e ormai sto comprando praticamente sempre questo, trovo molto molto bene. Questi invece sono degli ovettini, anche questi russi, Milka, dove voi vedete si apre, c'era il cucchiaino, un set da 4, si apre e poi si mangia con il cucchiaino, molto buono, cioccolatosissimo. Con parsimonia pure questo, ma molto gustoso. Il lievito fresco per fare la pizza home made. Altri cioccolatini, però questi erano i coniglietti, anche questi per fare i sacchettini di Pasqua, ho fatto un po' dei sacchettini un po' misti, questi presi all'LD, bellini. Il cioccolato non è superlativo, però devo essere sincera, questi, quelli Kinder sono molto più buoni, però bellini e mangiabili, certo non è tutta sta gran cosa, però mangiabili. Poi terminato il filetto di merluzzo atlantico, questo a Atena, da un chilozzo, che è molto buono e anche pratico da tenere in freezer. Ed infine i ciucciotti! Ve li ricordate i ciucciotti? Che buoni! Ne avrò mangiato tantissimi, questo di Soffi, ne è rimasto ancora uno. E ha detto che buoni, poi bellini. Ecco qua i ciucciotti, ah che bei ricordi, che bei ricordi. E questo era l'ultimo prodottino per il video, per oggi. Ragazze, come sempre, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, che il video vi sia piaciuto e vi sia anche stata utile per qualche prodottino che vi mostro. Aspetto di leggervi, mi raccomando, supportatemi con un like ed iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E fatemi sapere che ne pensate. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va ci vediamo al prossimo, ciao!